Un Avezzano non proprio in gran spolvero approfitta della crisi su tutti i fronti del Giulianova, fa suo per 2-0 il recupero della 28ª giornata e incamera 3 punti fondamentali in chiave salvezza, soprattutto in vista del difficile match di domenica a Fano. Giallorossi inermi e sostanzialmente rassegnati ad una retrocessione che a questo punto attende solo la ratifica della matematica. Tra i marsicani manca Censori, c'è Tariuk in mediana al fianco di Sassarini, Lucarelli vara un 4-4-2 più classico con De Sanctis e Bisegna sulle fasce e di Genova al fianco di Di Curzio. Nel Giulianova c'è uno squalificato, Marini, Emili a sostegno di Giampaolo in attacco, Pellecchia parte dalla destra, padroni di casa subito pericolosi con le qualità balistiche di Bisegna, la cui punizione Mancini al secondo viene alzata da Proietti in volo plastico. Al quarto d'ora sempre il sinistro di Bisegna in azione con un corner carico d'effetto e intercettato in tuffo da Menna che è in corna di un soffio al lato. La squadra di Lucarelli appare però arrugginita per la lunga pausa e il gioco è poco fluido. Dalla parte opposta Giulianova, seguito da un drappello di una decina di tifosi, è impalpabile in avanti e si limita ad opporre una resistenza che crolla al 38esimo. Traversone di Bisegna, Perucca buca l'intervento e Luca di Genova ringrazia. Davanti a Proietti l'attaccante non sbaglia e sblocca il risultato col suo gol numero 4. Prima della fine del tempo Capitan Ferrante interviene in maniera provvidenziale su Bisegna prima che il 10 biancoverde calci. Nei primi minuti della ripresa il duo Gelsi Pisano effettua un paio di cambi con D'Antonio e Alessandroni per Sbaragli e Marzucco, ma all'11esimo Di Curzio con un poderoso scatto si beve mezza difesa del Giulianova. Giampaolo lo rincorre e lo stende con un intervento da Tergo, inevitabile il rosso sventolato da Camilli di Foligno all'attaccante giuliese. Sulla seguente punizione di Bisegna Di Curzio per poco non arriva sulla correzione della barriera, palla in angolo sugli sviluppi del quale De Santis spara altissimo. Al 23esimo Di Curzio conclude sopra la traversa prima della mezz'ora, ingenuità di Straccia che, già ammonito, stende di Genova a metà campo. Doppia ammonizione e Giulianova in 9. L'Avezzano spreca anche troppo nei minuti successivi, chiudendo però la pratica al 38esimo con l'azione di Sassarini che fa tutto da solo e insacca il 2-0. Seconda marcatura stagionale per il centrocampista che mette i titoli di coda al derby del De Marsi, con Di Curzio che per un soffio, poco prima del fischio finale, non siga un tris che sarebbe valso solo come soddisfazione personale. Ragazzi, sono un po' allo sbando, nel senso che non sanno che succederà domani, dopodomani, non hanno una certezza che fra 2 mesi si fallisce o 2 mesi entra una nuova società. C'è poca chiarezza, quindi dobbiamo solo esclusivamente lavorare, fare il nostro mestiere che è fare i calciatori, fare i professionisti, quello che stiamo facendo fino adesso, perché al di là delle sconfitte nessuno ci può rimproverare dell'impegno, dell'abnegazione, dell'attaccamento a questi colori. I 3 punti erano fondamentali perché oggi non giocava nessuno e noi ci siamo potuti portare leggermente avanti in classifica e questa è una cosa positiva. Sicuramente la prestazione non è stata eccezionale, ma venivamo da 30 giorni quasi di inattività, tante incognite quando si ricomincia dopo 30 giorni, non si sa se si stia bene con le gambe, con la testa. E poi c'era una partita particolare contro qualcuno che poteva sottovalutarla, ma non siamo stati comunque noi, perché alla fine non abbiamo rischiato quasi nulla e il risultato poi alla fine è giusto. Però senza fare grandissime cose oggi mi dispiace, perché mi piace cercare di giocare sempre un po' di più.